Ciao a tutti, in questi mesi abbiamo raccolto diverse criticità da parte di lavoratori ed ex lavoratori della società AMSA SPA, la società che si occupa della raccolta rifiuti e dello spazzamento strade del Comune di Milano e di alcuni comuni dell'Interland. Le criticità che ci sono state segnalate riguardavano essenzialmente il tema del precariato all'interno della società, oltre che alle condizioni di lavoro, oppure alle condizioni di sicurezza, ad esempio dei mezzi utilizzati dagli stessi lavoratori, oltre che a questioni che riguardavano rapporti sindacali non troppo trasparenti e cristallini all'interno della società. Tutte queste osservazioni le abbiamo formalizzate in lettere, in PEC, dirette direttamente all'amministrazione della società, a cui però non abbiamo mai ricevuto risposta. Oggi quindi abbiamo deciso di raccogliere queste testimonianze in un video che vedrete tra poco e cominceremo proprio dal tema principale, il primo argomento, che è quello del precariato. Contratti, ad esempio, rinnovati per poche settimane, pochi mesi, addirittura pochi giorni, per un certo numero di volte, poi per legge non più possibili, Certo. prorogabili. Ecco, questo è andato avanti, ad esempio, per quanto tempo? Nel mio caso, io ho iniziato in Expo e sono andato avanti per circa 35 mesi con contratti o prolungamenti, con la continua richiesta di massimo impegno e le puntuali promesse di stabilizzazione. Complimenti, e poi ci hanno lasciato a casa senza nessuna pietà. Illudevano questi ragazzi in modo da praticamente gli promettevano che se lavoravano, se facevano determinati lavori, venivano assunti quando sapevano benissimo che non c'era la possibilità di assumerlo o non c'era l'intenzione, o meglio, non c'era l'intenzione di assumerli. Praticamente gli facevano fare straordinari, li ho visti io fare doppie giornate di lavoro, andando a coprire la carenza di personale che c'è in AMSA. E questa è la situazione che attualmente è presente ancora in AMSA. Ecco, quindi diciamo che la richiesta di, la necessità di lavoratori precari a tempo determinato non è obiettivamente giustificabile da parte di AMSA. Una cosa è utilizzare personale precario per appunto eventi particolari. Invece quella che è la mia esperienza è esattamente il contrario, ovvero per servizi, per contratti di servizio pluriennali, quindi sicuri, contratti e servizi sicuri pluriennali, si continuava a utilizzare personale precario. Ma l'azienda chiedeva a voi precari qualcosa di più rispetto ad altri lavoratori? Oppure non possiamo dirlo? Possiamo dirlo? Ci prendeva letteralmente per le palle. Praticamente ti dicevano che se volevi avere qualche speranza dovevi dimostrare di essere ultra disponibile e accettare qualsiasi cosa praticamente, perché così, perché se no, probabilmente perché se no ti cacciavano. Oramai è una questione che va avanti da decenni, che siamo sotto organico, questo si è sempre saputo. A volte vengono impegnati dei lavoratori per 12-13 ore al giorno. Sono non uno, due, sono decine e decine di lavoratori che tutti i giorni svolgono 12-13 ore di lavoro. Perché siamo sotto organico, ma anche sotto ricatto. E usano il precario per fare questo lavoro. Le varie sensibilità delle persone, cioè le persone che agiscono in modo diverso. Io dopo i primi contratti ho iniziato un po' a fare le mie valutazioni, a dire se sono straordinari, mi fermo se ne ho bisogno. E altri che probabilmente avevano meno polso invece non riuscivano a dire di no. Io mi trovavo obbligato a dover dimostrare e quindi alzarmi la mattina alle 4:30 e rientrare a casa alle 9 di sera. Chi viveva con me mi vedeva la sera perché mi alzavo la mattina all'alba, mi vedeva rientrare fra le 7 o le 9 di sera, mangiavo e poi crollavo. Ma se un precario osava alzare un ditino per dire che forse c'era qualcosa che non andava nelle proprie condizioni di lavoro, cosa succede? Cosa succedeva? Era out, quel discorso lì non esiste, sabati, domeniche, carnevale, Natale, non ce n'è, non ce Spesso chi, come hai detto tu, alzava il ditino o faceva notare che alcune cose non andavano bene, veniva strafinanziato dagli stessi compagni di lavoro. n'è. È personale che oggi non è più dipendente di AMSA,
Sappiamo che nel corso della sua attività dovrebbe avere una scheda di valutazione del proprio operato. Queste schede di valutazione potrebbero essere preziose per questi lavoratori che oggi si devono ricollocare nel mondo del lavoro, dopo essere stati illusi da AMSA per 3 anni o anche di più. Oggi cercherebbero volentieri un altro impiego, potrebbero portare nel proprio curriculum queste schede di valutazione. Sono state chieste, queste schede di valutazione vengono rese pubbliche? Assolutamente no, le schede di valutazione io dubito che esistano, anche perché con qualche ispettore capo zona mi è stato detto così parlando che è vero che a loro viene richiesto il lavoratore com'è, come lavora, però non sempre sono stati assunti lavoratori che effettivamente lavoravano e lavoravano bene, a dispetto di altri lavoratori che magari tentennavano un po', diciamo così, però avevano degli appoggi ed erano amici di qualcuno. Al discorso delle schede di valutazione si collega quello delle sanzioni disciplinari e dei rapporti sindacali all'interno dell'azienda, non sempre cristalline e trasparenti. Andiamo a vedere. Discorso sanzioni che è connesso alle schede di valutazione. Ci sono stati dei casi particolari in cui dei lavoratori sono stati sottoposti a sanzioni disciplinari non proprio corrette o forzate in qualche maniera, in qualche misura? Ci sono situazioni in cui vengono sanzionati lavoratori che magari lavorano in AMSA da 20 anni e passa. Dopo la disdetta sindacale ad un sindacato, stranamente alcune persone che fino per 20 anni non gli hanno mai fatto un provvedimento disciplinare, tolgono la tessera e si sono trovati provvedimenti disciplinari, si sono trovati spostamenti di turno, orari. Il che fa pensare, quindi i provvedimenti disciplinari vengono usati per punire, tra virgolette, chi non rientra in quel sistema. Però tutt'oggi, sto parlando del Dipartimento Gettino, di Via Gettina, ci sono alcuni miei colleghi che sono rinchiusi, torno a ripetere, rinchiusi negli spogliatoi senza fare nulla da anni. Insieme andremo a sentire i problemi legati alla sicurezza dei lavoratori e dei mezzi da loro utilizzati. C'è un problema di sicurezza sia legato alle condizioni, spesso alle condizioni di lavoro dei mezzi, cioè alle condizioni dei mezzi, quindi ma i mezzi che non frenano, luci che non vanno, portiere che non si aprono, non hanno il fondo corsa, rischi di fare male a te e agli altri. Anche perché se fanno un incidente, AMSA li sanziona, cioè quello è il mezzo non funziona, te l'ho segnalato, faccio l'incidente, capita che faccio l'incidente, e cosa succede? AMSA ti sanziona. Questi lavoratori vengono buttati in strada con dei pesi non consentiti. Domanda, qualora dovesse succedere un incidente per strada e si dovesse riscontrare appunto che il mezzo è sovraccaricato, a quel punto la responsabilità di chi è? È del conducente. Io, come altri, sono entrato sano. Il problema è che con i carichi di lavoro e il modo di lavorare, parecchi lavoratori sono diventati inidonei alle mansioni. AMSA di quei lavoratori, dopo averli sfruttati, fa di tutto per metterli in difficoltà. E poi personalmente, cioè, mi è capitato di essere aggredito da un cittadino perché la condizione di lavoro in cui eravamo lo stava rallentando. Perché devi andare piano, devi pulire tutte le bocche di lupo che sono scoglie i tombini, devi pulire i cestini, fare tutto. In una via Sansone che dove blocchi l'autobus e una serie infinita di macchine, può darsi che il cittadino in civile si incavoli, scenda dalla macchina e nel mio caso ricevuto degli sputi. Siamo costretti perché l'utente dalla strada ci suona, a volte veniamo minacciati. È successo anche che siamo stati picchiati. Andiamo adesso a sentire come vengono accolte dall'azienda le segnalazioni fatte dai lavoratori sui problemi legati ai mezzi di lavoro. Stiamo un attimo sul discorso delle segnalazioni, perché le anomalie pare siano veramente tante. La domanda è: vengono segnalate ogni volta e che fine fanno queste segnalazioni? A fine servizio abbiamo una checklist da compilare, quindi in questa checklist segnaliamo tutti i guasti che vengono riscontrati durante il servizio, come potrebbe essere il lampeggiante, come potrebbe essere i fanali, come potrebbe essere anche problematiche di attrezzatura che non è funzionante, che viene trasmesso direttamente al capo officina. Ma più delle volte non facciamo in tempo a segnalare queste cose che nel giro di qualche secondo vengono tolte. Il problema lì sono le riparazioni di questi mezzi, perché più volte
è capitato di segnalare delle anomalie che potrebbero comunque essere gravi. Parliamo di codice stradale. Se un lavoratore segnala che la freccia non va e il giorno dopo si ritrova con la freccia sempre che non va e magari non ci sono mezzi e lo fanno uscire senza la freccia, sì che è un problema. Uno per il lavoratore, due anche per i cittadini, perché comunque è facile che ci possa essere un incidente e quindi su quello c'è da chiedersi come mai non vengano sempre prese in considerazione segnalazioni su guasti e mezzi. Cioè, è veramente vergognoso, vergognoso che una società che fa utili record, che vede personaggi col Maserati sul Sicili, facciano profitti su bravissimi ragazzi, su madri di famiglia che si fanno il culo e per poi che cosa? Poi rimanere a casa e dover mettere sul curriculum che hai fatto lo spazzino e magari a 35, 30, 40 anni sei già vecchio e poi cosa puoi garantire a un'altra società? Qual è la professionalità? Cosa ti ha dato AMSA? Cosa ti ha insegnato? Dove puoi spendere questa esperienza? In quale altro settore? Praticamente sei fottuto. Come abbiamo potuto sentire, le criticità sono diverse. A queste si aggiungono altre due criticità. Una è legata alla questione delle inchieste. Come ricorderete tutti, nel maggio del 2019 AMSA veniva investita proprio da un'inchiesta giudiziaria che legava alcuni dirigenti, alcune figure di spicco all'interno della società AMSA a questioni di appalti e tangenti. Inchiesta che è ancora tuttora in corso e su cui attendiamo gli sviluppi. L'altra questione rilevante è la questione del bando di gara. Come ben tutti sapete, Milano ha aperto il bando di gara per appunto affidare il servizio di raccolta rifiuti e spazzamento strade per un valore di 2 miliardi e 400 milioni, che attualmente il bando si trova fermo davanti al TAR. Ma che prima o poi dovrà trovare un vincitore. È chiaro che io personalmente spero che AMSA possa vincere questo bando, perché AMSA è una risorsa pubblica, è una risorsa della città di Milano, ma credo di tutta la Lombardia. E questo video vuole essere un video di denuncia, non finalizzato a denigrare AMSA e i suoi tanti lavoratori, ma anzi, è un video che deve spingere gli amministratori di AMSA e di A2A, che la controlla, affinché quello che è stato denunciato non si verifichi mai più. AMSA merita altro. AMSA merita di continuare a gestire e a lavorare per la città di Milano, per i cittadini di Milano e non solo, e quindi deve essere tutelata, perché è un bene di tutti.